piccolo forse, ma soprattutto molto costoso. Troppo, secondo quattro parlamentari calabresi dei 5 Stelle che hanno presentato un esposto all'ENAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e alla magistratura affinché verifichino la regolarità e la congruità della sponsorizzazione da parte della Regione Calabria dei campionati europei di atletica leggera che si sono tenuti a Berlino dal 6 al 12 agosto. Partecipazione che alla Calabria sarebbe costata 240.000 euro, pesi per l'allestimento di uno stand di promozione turistica ed enogastronomica. Si percepisce oggi, diciamo, un interesse maggiore dell'opinione pubblica su questi temi dell'intelligence, forse anche complice il contesto in cui viviamo, quello che è il terrorismo, l'attacco cibernetico e via dicendo. Però in Italia c'è stata sempre ritrosia, forse è il contesto storico che i servizi segreti sono stati associati non sempre a percorsi lineari, la guerra fredda che si è sentita di più. Insomma, quali sono stati gli aspetti che hanno determinato questo passaggio anche di osservazione culturale? Beh, sicuramente la consapevolezza di essere in un mondo molto più interdipendente, in cui i fenomeni di globalizzazione portano anche al tema della globalizzazione degli elementi di insicurezza. Abbiamo il diritto di tornare a fare di Alessi a Reggio, non spostarci con la macchina, non viaggiare, perché non siamo in grado. Quando usciamo da là noi ci sentiamo tutti male, non stiamo bene, non siamo delle persone efficienti. La signora Cettina per 4 anni è stata costretta a sottoporsi alla dialisi a Scilla. Insieme a lei altri 11 pazienti reggini infatti vengono curati in un centro privato sovvenzionato dalla regione, perché al reparto di nefrologia dell'ospedale cittadino non ci sono posti sufficienti e la SPA ancora non ha costituito un centro dialisi.